Ciao a tutti, questa è la settimana dove le mie colleghe parlano del pane. L'hanno usato tutto tra ricette, dimostrazioni e ascolto storie. Però io ho trovato delle fette biscottate, che è sempre del pane, possiamo usarlo quindi anche per farle sensoriali a mani. Allora io ho preso qualsiasi marca, qualsiasi tipo di fetta e l'ho anche già, vedete, aspettate che vi faccio vedere. Sbriciolate, non tantissimo, un pochino, quindi c'è sia un po' di farina nel fondo che dei pezzettini un po' più grossi al di sopra. Va bene? Pronti? Dai che proviamo! Brevemente vi faccio il promemoria per il setting: l'asciugamano sulle gambe della persona o sulla tavoletta in base a come vi mettete, vi posizionate a lavorare, contenitore rigido, lenzuolo avvolto su se stesso e poi a formare un cerchio e pellicola argentata. Pronti? Cominciamo. Le mani di Stefania sono qui a disposizione. Eccole qui. C'è sempre Raffi che ci registra, ve lo ricordo. Raffi? Ciao. Ok, ciao. Ce l'abbiamo. Allora, una mano, due mani. Lavorate, procedete come volete voi, anche come ragazzo si sente più comodo e quindi anche in base alla disponibilità della persona che vi sta di fronte. Mi faccio cadere le fette biscottate da questa parte in modo che Raffaella sia facilitata. Allora vi ricordo pezzetti più grandi e un po' di farina, non so se riesco a farvela vedere, nel fondo. Quindi la sensazione non credo sia sempre solo piacevole, perché sono dure. Questi pezzettini sono duri, quindi guardiamo, controlliamo il volto di chi ci sta di fronte, cerchiamo di capire se alzare, vedete, il contenitore che fa cadere la fetta, o abbassarci perché è troppo fastidioso, crea disagio alla persona che ci sta di fronte. Ricordiamoci, dal polso giù fino all'estremità delle mani. Io procedo, quindi in alto, cadrà qualcosa ma non importa, giù in basso, anche di qua, aspettate, ecco qua, e nel fondo naturalmente c'è la farina delle nostre fette biscottate. Salutiamo il materiale, così è come avete visto, che è caduta la pioggia, quindi l'ho lasciato così. Posizione ferma, cominciamo con il saluto. Voglio sottolineare che rischiamo di creare delle scoriazioni sulle mani delle persone che ci sta prestando le mani, perché sono molto dure e se abbiamo una pelle delicata creiamo lesioni. Quindi anche il saluto che andremo a fare, muovendo le mani nostre al di sopra delle mani della persona che abbiamo di fronte, cerchiamo di usare una pressione limitata, non eccessiva, e anche nella pressione verso il basso, perché altrimenti appunto non diventa più piacevole ma spiacevole l'esperienza che andiamo a fare. Quindi rimango leggera, posizione ferma, e poco a poco, sapete che vi propongo velocemente il saluto perché ormai lo conoscete, poco a poco velocizzo sempre più, velocizzo sino a quando vado a fermarmi. Non sfilo via perché rischio di fare male, ma stacco le mani. Come facciamo abitualmente, quello di strofinare il materiale sul dorso della mano, spaziando su tutta la mano. No, oggi no, con questo materiale è meglio dire no, però leggermente, con delicatezza, posso fare una cosa di questo tipo, quindi ricreo una pioggia molto, ma non è proprio una pioggia, comunque riappoggio il materiale, quindi da vicino una pioggia molto leggera, e provo a farlo muovere verso il basso, quindi stimolo ma senza strofinare, quindi non rischio di arrossare. Lo stesso vado a confermare, a definire il limite della mano esternamente e sulle punte, però senza strofinare, ricordiamocelo, così sia su una mano che nell'altra. Vale anche per la stimolazione infradigitale. Abbiamo fatto anche con le olive, quindi con del materiale ancora più grande, quindi è possibile, almeno per un pezzo,
li proviamo a posizionare. Se non riusciamo veramente a metterlo qui nella parte di congiunzione con la mano, nelle dita, mettiamolo anche all'inizio, perché magari il ragazzo non è abile, non è capace di aprire molto le dita, quindi mettiamo pure anche agli spazi iniziali, non importa, ci sono recettori anche qui, non semplicemente qui. Quindi in base alla mobilità del ragazzo lo sto facendo cadere qui dal materiale. Qui vedete, non serve usare tante fette perché sarebbe proprio uno spreco. Qui lo lascio all'inizio, anche qui, anche qui, quindi me lo devo spostare un pochino, ok, provo, e qui, perché potrei anche premere verso il basso, ci sono delle fette sotto, le potrei fare male, quindi io con la mia mano le metto un po' e ecco qua, contorno delimitato fatto, va bene, quindi anche così simuliamo noi il contenitore in questa posizione ferma, la sto stimolando comunque e lascio scorrere poi verso il basso. E qui l'infradigitale abituale, prendiamo le dita, le sfreghiamo con molta ma molta delicatezza, piano, se si riesce, vedete, non andiamo carichi come facciamo abitualmente, perché credo che possiamo far male e anche creare disagio. Quindi pianino, magari prima un dito, ok, o possiamo anche noi più semplicemente, dosando l'intensità e la velocità, andiamo a sollecitare gli spazi infradigitali di prima una mano e poi l'altra. Ok, andiamo a risvegliare, a sollecitare il palmo, quindi materiale al centro, ricordiamoci il materiale duro, il materiale può strisciare, può ferire, ledere le mani della persona, quindi raccogliamo un po'. Anche qui abitualmente io vi assicuro che imprimo una certa pressione, no, nonostante Stefania insomma abbia, sento, una bella pelle resistente, però stiamo attenti. Quindi mani a nicchia, pianino pianino pianino, proviamo a spaziare pianino, riappoggiamo di nuovo e pianino. Nell'eventualità vediate che il ragazzo ha la bocca un pochino che vi dice no, non mi piace, no, mi stai facendo male, possiamo semplicemente, come abbiamo appena fatto, raccolto e fatto cadere, raccolto e fatto cadere. Giocate con il suono. Che potete dosare voi facendo sparire una quantità un po' alla volta. Tutto insieme, quindi guardate sempre il volto della persona che vi sta di fronte, che vi dirà come procedere con questo sensoriale mani. Molto leggeri staremo con le mani al di sopra del materiale disposto sulla base della nostra nicchia. Andremo a fare i nostri soliti movimenti, però mi raccomando, non andiamo a imprimere forza e guardiamo il volto, perché noi non sappiamo cosa sta accadendo sotto nelle loro mani. Quindi magari il volto loro ci può dire va bene, mi piace, non mi piace, mi sto facendo male, non mi piace più, basta, smettila. Quindi guardiamo anche il volto di chi ci sta di fronte, intanto io procedo, vi do l'abbozzo del movimento che ormai conoscete quasi meglio di me. Allora, avanti insieme, piano e poi velocemente, separatamente, una mano va verso l'alta e l'altra va verso il basso, prima piano e poi velocemente, mani all'unisono vanno a destra, a sinistra, piano e poi velocemente, poi separatamente, attenzione ai pollici, una mano va a destra e una va a sinistra, prima piano e poi velocemente, movimento circolare, lento, poi veloce, e poi alternato, esterno, lento e poi veloce. Metodo del saluto, quindi mettiamo un po' di materiale al centro,
mani della persona che ti sta di fronte, o tutte e due, o lavoriamo singolarmente, come già sapete benissimo. Prendiamo un po' di materiale, lo chiudiamo. Posizione ferma, non imprimiamo eccessiva pressione, rimaniamo fermi lì e o noi o la persona che ci sta di fronte sfila via. Eccoci qua, di nuovo terminata la mia attività, la mia proposta. Ecco qui, abbiamo mal ridotto, come vedete, anche il domopa. E questo è il materiale con cui abbiamo lavorato oggi. Vi ricordo, è bene fare anche esperienze con materiali così un po' duri, un po' spigolosi, perché, parlavamo anche con Stefania, con Raffaella, con le colleghe, è bene anche vedere, conoscere bene il volto della persona che ci sta di fronte, che può farci capire cosa sta provando in quel momento con questo materiale poco piacevole. Quindi aiuta anche noi e anche a loro a capirsi, a fare esperienze nuove, non sempre solo piacevoli, ma anche a volte un pochino così, un pochino strano. Va bene? Aspetto i vostri video. Ciao!